Oggi andiamo a parlare dell'importanza di pesare gli alimenti. È davvero importante pesare gli alimenti? Questo è un argomento che è estremamente contrastante perché ci sono tante persone che dicono sì, dobbiamo pesare tutto, altre invece tutto l'opposto, no, ma non è importante pesare. Poi c'è chi gli fa fatica e si autoconvince. Diciamo che anche qui c'è da fare un po' di chiarezza e credo che sia opportuno appunto affrontare l'argomento da un punto di vista che si basa soprattutto sull'esperienza, in questo caso ovviamente la mia. Intanto c'è da capire per rispondere a questa domanda a che tipologia d'utenza ci si riferisce, quindi al tipo di soggetto e anche al tipo di obiettivo che si vuole raggiungere. C'è da capire se stiamo parlando di un uomo o di una donna, c'è da capire il tipo di attività che si va a fare, le ambizioni di questa persona, ok? Quindi diciamo che non c'è proprio una risposta assolutistica. Sicuramente più gli obiettivi sono ambiziosi e più che c'è da stare attenti al dettaglio, meno gli obiettivi sono ambiziosi e più c'è la possibilità di essere anche un pochettino più, se si può dire, spalla tonda, d'accordo? Se mi devo rivolgere a una ragazza sedentaria o comunque fa un lavoro che non gli dà molto impegno fisico, che fa i classici 3-4 allenamenti a settimana e vuole dimagrire, ad esempio, purtroppo non può non pesare gli alimenti, perché su un soggetto del genere è veramente troppo importante sapere quanto sta mangiando. Delle volte mi sento dire sì, d'accordo, ma i carboidrati, ok, va bene pesarli. Le proteine e la verdura è meno importante. A un primo sguardo, sì, effettivamente è così. Ovvero, sapere quanti carboidrati mangiamo è più importante dell'aspetto proteico e dell'aspetto verdure. Però, quando vogliamo andare a fare le cose fatte bene, in realtà anche sulle donne ritengo sia opportuno andare a pesare che il proteico, ad esempio. Le verdure un pochino meno. A parte il discorso dei carboidrati, che obiettivamente è importante pesarli, ok? Perché generalmente un soggetto tendenzialmente sedentario che fa un minimo di attività a casa, ad esempio, e vuole dimagrire, cioè quando ha mangiato 50, 60, 70 grammi netti di carboidrato al giorno, basta, perché non ha bisogno di un introito così alto. Certo, se si parla di una ragazza che fa il mezzo fondo, che si prepara per fare le maratone, allora questa è un'altra tipologia di utenza. Vogliamo utilizzare il bicchiere, volete utilizzare un misurino, che sapete che per esempio per il riso, per la pasta è sempre quello. Ok, trovate voi magari in maniera fantasiosa il modo per rendere l'operazione misura il più agevole possibile, però la fonte dei carboidrati va misurata tassativo. La fonte proteica, che per molti è indifferente, in realtà anche la fonte proteica va tenuta in considerazione, perché fra mangiare 100 grammi di pollo e mangiarne 200 non è la stessa cosa, non è solo un discorso calorico. Dovete sapere che mangiare più proteine di quelle che in realtà il vostro corpo ha bisogno non fa affatto bene, né da un punto di vista, se vogliamo, salute, ok? Né da un punto di vista prettamente estetico, perché quando andate a ingolfarvi troppo con le proteine, l'80% dei soggetti comincia a trattenere liquidi. E questo è un aspetto che difficilmente qualcuno vi spiegherà e ve lo dirà, ma io ci sono passato in prima persona, su me stesso e su tanti clienti. Quando voi mangiate una quota proteica sbagliata, ok, e soprattutto troppo elevata, gonfiate come il tacchino che vi state mangiando. Quando noi indichiamo una porzione X di pollo, una porzione X di pesce o di tonno, c'è un motivo. Quindi purtroppo a caso non va troppo bene. Va bene quando i nostri obiettivi sono a vento e vela, quando non abbiamo questa ambizione così alta, ok? Quando ci va un po' bene tutto, allora quando ci va un po' bene tutto, va bene non pesare niente, va bene togliere i carboidrati e mangiare tutto il resto a volontà. Ci sono tante scuole di pensiero che vi dicano, ma sì, tu carne e pesce a volontà, verdura a volontà e poi stop. Non va troppo bene dal punto di vista salute, innanzitutto, però anche il risultato estetico non è sicuramente dei migliori. Ve lo dico per esperienza. Sono pochissime le persone che possono mangiare proteine a go-go, solo quelle, e continuano a migliorare. La maggioranza, quando vanno ad apportare un introito proteico troppo elevato, non in linea con le loro reali esigenze,
ottengono un risultato brutto, che si gonfiano, cominciano a trattenere liquidi a più non posso, e questo è un problema, non è quello che volete raggiungere voi. Chiaro, non è che se si dice 100 grammi di pollo e ne mangiate 120 è un errore, ok? Non è un errore, è una piccola imperfezione che rientra e mi sta bene. Anche sui carboidrati, 50 grammi di riso, se poi sono 55, pazienza, ma dobbiamo essere sufficientemente precisi, perché se non lo siamo, non arriviamo al risultato. Se conoscete qualcuno che vi dice sì, ma tanto io tolgo i carbo e del resto mangio quello che mi va, vi posso assicurare che vi sta dicendo una cazzata. Nella migliore delle ipotesi, ad appesantire i reni. Potreste ritrovarvi in futuro con delle problematiche di calcoli renali, ad esempio. Ci sono tante controindicazioni che possono arrivare in seguito a una sovraesposizione proteica. Quindi questa è un po' la spiegazione dell'argomento di oggi.